Intorno alle 19:28, ora locale, del 6 marzo 1987, pochi minuti dopo aver lasciato il porto belga di Zeebrugge, il traghetto inglese Herald of Free Enterprise si capovolse su un lato, provocando la morte di 193 persone. Escludendo l'affondamento della motonave Dara, nel quale perirono 238 persone e avvenuto nel 1961 in circostanze sospette, a causa di una forte esplosione provocata molto probabilmente da un ordigno esplosivo deliberatamente piazzato a bordo dalla nave, il naufragio della motonave Herald of Free Enterprise fu il più terribile che la marina mercantile britannica subì in tempo di pace. Quel fatidico giorno del marzo 1987, il traghetto partì per un viaggio straordinario tra Zeebrugge in Belgio e Dover in Inghilterra. La nave trasportava 80 membri dell'equipaggio, circa 459 passeggeri, 81 autovetture e 47 veicoli merci, ed era sotto il comando del capitano David Lowry. Iniziò il viaggio lasciando l'imboccatura del porto alle 19:24. 4 minuti dopo e a meno di 1300 metri oltre la diga foranea, si capovolse, mentre accelerava per raggiungere la velocità di crociera. Il doppio portale di prua per il carico dei mezzi a bordo del garage sul ponte principale G era rimasto aperto. La conseguenza fu che l'acqua entrò nel garage, apportando ulteriore peso e rendendo la nave instabile sulla sua verticale. In appena un minuto e mezzo si compie il disastro. Un'incessante rollia sinistra porta il traghetto a ribaltarsi, fortunatamente su un basso fondale. La nave si adagia sul fianco sinistro, su un banco di sabbia che ne ha impedito il completo ribaltamento e il quasi certo affondamento. Se il fondale fosse stato alto, la conta delle vittime sarebbe stata sicuramente più alta. Ad ogni modo, il traghetto si trovava molto vicino alla costa belga, consentendo alle squadre di soccorso di reagire rapidamente. Tuttavia, molti passeggeri rimasero intrappolati nella struttura sommersa e 193 persone morirono per annegamento, ipotermia o traumi. 3 giorni dopo, il segretario di Stato per i trasporti ordinò che una commissione investigativa svolgesse un'indagine formale sulle circostanze che avevano portato a questa tragedia. L'indagine iniziò il 27 aprile 1987, 7 settimane dopo la catastrofe. In questo periodo furono raccolte le dichiarazioni di moltissimi testimoni e un gran numero di documenti. I lavori terminarono il 12 giugno e il 24 luglio la Corte della Commissione d'inchiesta stabilì che la catastrofe fu causata in primo luogo dalla negligenza di 3 persone. Ma adesso entriamo nel dettaglio e, seguendo il rapporto formale numero 8074, cercheremo di capire passo dopo passo cosa è successo quel tardo pomeriggio del marzo 87. La compagnia di navigazione inglese Thousand Thorsen aveva bisogno di 3 nuovi traghetti con una buona velocità di crociera, un'ottima accelerazione e soprattutto che fossero veloci nell'imbarco e nello sbarco dei mezzi e dei passeggeri. Così affidarono il progetto alla Schiechau Unterweser di Bremerhaven in Germania, che costruì 3 motonavi gemelle denominate di classe Spirit, la Spirit of Free Enterprise, la Pride of Free Enterprise e la Herald of Free Enterprise. Queste furono progettate con lo scopo di essere utilizzate nel canale della Manica e creare un collegamento marittimo veloce tra Dover in Inghilterra e Calais in Francia, e furono disegnate appositamente per sfruttare il sistema a doppie rampe di carico e scarico presenti nei moli portuali delle due cittadine. Diversamente da come siamo abituati con la maggior parte dei traghetti sulle rotte mediterranee, solitamente le rampe di accesso sono integrate nella poppa della nave e vengono calate come se fossero un ponte levatoio e fatte poggiare direttamente sulla banchina. Al contrario, i traghetti di classe Spirit non erano dotati di rampe integrate, ma facevano affidamento a rampe appositamente costruite sul molo. Questo sistema permetteva loro di imbarcare e sbarcare da entrambi i ponti contemporaneamente e diminuiva di molto i tempi morti in porto, permettendo alla nave più corse giornaliere. L'Herald era un traghetto Ropax registrato a Dover. La sua lunghezza era di 131,9 metri fuori tutto, per una larghezza di 22,7 metri e un pescaggio massimo di 5,72 metri. La propulsione era fornita da 3 motori diesel 12 cilindri a V Sulzer 12ZV40-48 da 8000 cavalli a regime di servizio, che a loro volta azionavano singolarmente 3 eliche a passo variabile, che permettevano alla nave di raggiungere la velocità massima di 22 nodi.
L'energia elettrica principale era fornita da tre generatori diesel composti da alternatori capaci di erogare 1063 kV-A ciascuno, mentre degli alternatori azionati dagli alberi e delle eliche di poppa fornivano energia alle eliche di manovra di prua e ad una curiosa elica a controllo automatico del passo, posta a prua con relativo timone. Sì, la nave aveva un'elica anche a prua e due timoni. Questi componenti servivano a ottimizzare le manovre di ormeggio. La nave aveva 8 ponti. Dall'alto verso il basso, A, B e C erano aree passeggeri e o equipaggio. Il ponte di comando si trovava nella zona prodiera a metà altezza tra il ponte A e B, ma i ponti che più ci interessano sono i seguenti. Il ponte H, che era sotto il ponte principale, era in parte diviso su due livelli. Nella parte prodiera, al livello superiore, c'erano degli spazi di deposito materiali più alcune cabine dedicate alla sistemazione dei passeggeri. Nella rimanente parte dello scafo vi erano compartimenti destinati agli organi di governo di prua e poppa, la sala macchine principale, la sala dei generatori, zone conservatoi per lo stoccaggio di carburante e acqua dolce, impianto di depurazione e serbatoi di zavorra. Il ponte principale, il ponte G, era il garage più grande ed era un ponte passante. Questo includeva il ponte F, che era un ponte mezzanino su entrambi i lati del ponte G. L'accesso al ponte G poteva venire attraverso un singolo portellone a tenuta stagna scorrevole a due battenti a poppa, mentre a prua si trovava una porta stagna scorrevole a due battenti simile a quella di poppa, più un portone di sicurezza a tenuta stagna a due ante con una luce massima di 6 metri per 4,9. Il ponte E era un secondo ponte garage, anch'esso passante, aperto all'estremità di poppa e chiuso a prua, da una singola grande porta stagna. All'interno del ponte E c'era il ponte D, una coppia di piattaforme per veicoli situate a sinistra e a destra. Tutti i portelloni dei ponti garage erano azionati idraulicamente. La pressione idraulica ai cilindri di apertura e chiusura veniva convogliata attraverso valvole idrauliche azionate da una leva in un pannello di controllo in prossimità dei portelloni di prua. Il compito di azionare questa leva era affidato all'aiutante nostromo Mark Stanley, che quel giorno, durante le fasi di imbarco, ebbe l'idea di riposarsi nella sua cabina, sicuro di sentire la sirena di chiamata che avrebbe suonato prima della partenza. Inoltre, il primo ufficiale Leslie Sable, che aveva l'obbligo di controllare che il signor Stanley chiudesse i portelloni, non ha adempiuto il suo dovere. L'ipotesi più probabile era che in quel momento avesse fretta di andare in plancia, perché quella era la sua postazione durante le manovre di partenza, e che fosse fiducioso che il signor Stanley sarebbe arrivato sul ponte G entro pochi istanti, cosa che non avvenne. Partirono con i portelloni aperti. Dalla plancia di comando era impossibile vederli, a causa della geometria della nave, e fatto ancor più assurdo, non esisteva nessuna spia luminosa, nessun cicalino, nessun avvertimento sullo stato di apertura e chiusura dei portelloni. Ci si affidava solamente a comunicazioni verbali tra equipaggio, che ovviamente quella sera evidenziarono la loro totale inadeguatezza. Ma era la compagnia a volere questo. Già nel 1983 e nel 1986 furono richiesti degli indicatori in plancia per tutte e tre le navi, ma una delle risposte che la compagnia fornì a queste richieste fu: paghiamo un uomo per chiudere i portelloni, sarà lui a visionare l'effettiva chiusura. Come accennato in precedenza, il traghetto Herald stava eseguendo una tratta speciale della durata di 4 ore e mezza, ovvero Dover-Zeebrugge, andata e ritorno. Il porto di Zeebrugge non era attrezzato con rampe mobili adatte ai traghetti di classe Spirit. Nello specifico, l'ormeggio numero 12 era rampa unica e quindi non in grado di servire contemporaneamente i garage dei ponti E e G, come invece accadeva a Dover e a Calais. Inoltre, in condizioni di alta marea, la rampa non aveva corsa verticale sufficiente per raggiungere il ponte E. Per ovviare a questo problema, la prassi era quella di iniziare a riempire i serbatoi di zavorra di prua del traghetto circa 2 ore prima dell'arrivo a Zeebrugge. In questo modo, le pompe avevano il tempo di riempire i serbatoi con una quantità di circa 230-240 metri cubi d'acqua, abbassando la linea di galleggiamento dalla parte prodiera della nave e permettere alla rampa di raggiungere il ponte E. La nave attraccò, venne sbarcato chi doveva sbarcare e per primi furono imbarcati i passeggeri e i veicoli sul ponte E. Poi passarono al ponte G e lo svuotamento dei serbatoi iniziò alle 18:40 a una velocità di pompaggio di circa 120 metri cubi l'ora.
Alle 19.05 il traghetto salpò sotto il comando del capitano David Lurie, che manovrò la nave in retromarcia oltre il molo e si diresse verso il mare aperto. La commissione d'inchiesta constatò che alle 19.05 circa 50 metri cubi d'acqua erano stati pompati fuori dai serbatoi e che al momento del ribaltamento un totale di circa 100 metri cubi erano stati rimossi, rimanendo con circa 130-140 metri cubi, equivalenti a poco più di 130-140 tonnellate d'acqua di mare. In queste condizioni il pescaggio della nave era di 6,26 metri a prua e 5,43 a poppa, quando il suo pescaggio massimo doveva essere di 5,72 metri. Superando la diga forana del porto, il capitano Lurie impostò le leve di comando su tutti e tre i motori per accelerare rapidamente da 14 nodi a 18 nodi. Verso la fine di questa accelerazione, la combinazione di affondamento dinamico, in inglese squat, e un aumento dell'altezza dell'onda di prua fece sì che l'acqua superò la vanga di prua, entrando all'interno e scorrendo liberamente nel garage sul ponte G. L'effetto squat o effetto ventosa è un fenomeno molto importante che si verifica quando un natante transita su di un basso fondale con uno spazio limitato sotto la chiglia. Il flusso di acqua subisce un'accelerazione e, per effetto della legge di Bernoulli, lo scafo viene risucchiato verso il basso. Con l'aumentare della velocità si ha un aumento esponenziale dell'effetto squat e se la nave procede già con un assetto appruato come nel caso della Herald, l'effetto squat verrà amplificato. Inoltre, le profondità davanti all'imboccatura del porto erano limitate. La misurazione effettuata dalla Smith Tack, che ebbe il compito di raddrizzare la nave, misurarono un basso fondale di appena 11 metri. Per essere precisi, l'effetto squat è un effetto che si verifica anche in alti fondali, però a livelli totalmente trascurabili. Sia i test sul modello in scala che gli esperimenti a grandezza naturale con la gemella Pride of Free Enterprise, eseguiti dalla commissione investigativa nel porto di Zeebrugge, impostati con lo stesso assetto che aveva la Herald la sera dell'incidente, indicavano chiaramente che a 18 nodi l'onda di prua era arrivata 2 metri sopra il livello della parte superiore della vanga, che si trovava sotto i portelloni. La Corte ha concluso che la sera del 6 marzo il capitano Lurie non seguì la pratica da lui descritta, cioè di limitare la velocità in modo che l'acqua non arrivasse sopra la vanga. Una grande quantità d'acqua è entrata nel ponte G, provocando un primo sbandamento a sinistra che è stato estremamente rapido e ha raggiunto circa 30 gradi di inclinazione. In questo modo l'acqua si raccolse nell'ala sinistra del garage del ponte G, continuava a riversarsi attraverso l'apertura delle porte di prua, allagando anche il ponte inferiore. Successivamente l'Herald si capovolse gradualmente a sinistra finché non si trovò a più di 90 gradi. Non è possibile dire se la nave abbia raggiunto questa inclinazione mentre ancora galleggiava o se ciò sia avvenuto solo quando ha raggiunto il fondo marino. Ci sono alcuni motivi per ritenere che la nave abbia galleggiato più o meno sulle estremità della sua lunghezza per circa un minuto, prima di posarsi sul fondo del mare. Una delle ragioni di questa considerazione è la posizione ruotata rispetto alla rotta che seguiva, ma non si ha la certezza assoluta. L'intero evento non è durato più di un minuto e mezzo. Durante quel minuto e mezzo, il ponte H venne invaso dall'acqua, intrappolando chi vi si trovava e fermando tutto quanto, creando cortocircuiti nell'impianto elettrico e lasciando la nave nell'oscurità. I pavimenti divennero pareti e le pareti divennero pavimenti. Tutti i ponti, per oltre la loro metà, furono inondati d'acqua. Molte persone sono annegate in quei primi caotici minuti, mentre altre sono morte per le lesioni subite da cadute o schiacciamenti dovuti alla caduta di oggetti e altri per ipotermia. Le operazioni di salvataggio furono pressoché immediate data la vicinanza al porto e massicce, barche, navi e elicotteri contribuirono a salvare moltissime vite. Il 7 aprile iniziò l'operazione di rimozione del relitto condotta dalla società olandese Smith Tack International. L'operazione si concluse con successo il 27 aprile 1987, consentendo la rimozione dei corpi rimanenti intrappolati sott'acqua. La nave fu rimorchiata a Zeebrugge e poi attraverso la Scheldt occidentale fino al cantiere de Scheldt a Vlissingen, nei Paesi Bassi, dove fu deciso il suo destino. Inizialmente si pensava che potesse essere riparata. Tuttavia non trovarono nessun acquirente, quindi fu venduta come rottame. Venne ribattezzata Flushing Range e trainata, intraprendendo il suo ultimo viaggio verso la demolizione a Kaohsiung, a Taiwan.
L'8 ottobre 1987, nella città di Dover, una giuria d'inchiesta legale emise 188 verdetti di omicidio colposo riguardanti i corpi che erano stati recuperati durante le operazioni di salvataggio e le operazioni di raddrizzamento. Alcune salme non vennero ritrovate. Il corpo di un uomo di 57 anni fu ritrovato in acqua vicino alla scena del naufragio il 4 novembre. Il totale delle vittime fu di 193 persone. L'inchiesta sull'incidente ha riscontrato che diversi fattori hanno contribuito alla tragedia, ma che niente era più grave del fatto che le porte di prua fossero aperte quando la nave lasciò il porto. Chi ha commesso questo terribile errore? Era compito dell'assistente nostromo Mark Stanley chiudere le porte e spettava al primo ufficiale Leslie Sabel il compito di assicurarsi della loro chiusura. La corte ha attribuito la maggior parte della colpa a questi uomini, ma ha anche criticato la cultura dell'azienda nel suo complesso. La compagnia operativa P&O European Ferries fu processata nel 1990. 7 persone della compagnia sono state accusate di negligenza grave, omicidio colposo e omicidio colposo aziendale, compreso il capitano David Lurie, per la gestione della navigazione. Ma il caso crollò rapidamente quando il giudice ordinò alla giuria di assolvere tutti gli imputati. Nessuno è stato punito penalmente per le azioni che hanno causato il disastro. Gli unici provvedimenti furono presi nell'87, sospendendo il libretto di navigazione per un periodo di un anno al capitano David Lurie, a partire dal 24 luglio 87, e dalla stessa data per un periodo di 2 anni al primo ufficiale Leslie Sabel. Questa è la magrissima consolazione per i parenti delle vittime dell'Herald of Free Enterprise. Dopo l'incidente, il marchio Towson Torsen era inevitabilmente apparso in televisione, sui giornali di tutto il mondo. La compagnia P&O, che aveva appena rilevato Towson Torsen prima del disastro, decise rapidamente di rinominare la compagnia come P&O European Ferries, ridipingere gli scafi rossi della flotta in blu navy e rimuovere il logo Towson Torsen dai fumaioli. La chiesa di Santa Maria a Dover ospita un memoriale permanente del disastro con l'elenco delle 193 vittime e una vetrata riporta un'immagine commemorativa della tragedia. Nella chiesa del villaggio di St. Margaret a Cliff c'è una vetrata dedicata a Bob Crone, Brian Eads, Graham Evans, 3 uomini del posto e membri dell'equipaggio che morirono durante il disastro. Come molte tragedie, è per la maggioranza un fatto sconosciuto o per alcuni un sbiadito ricordo, ma una vicenda del genere non deve essere dimenticata in onore delle vittime perite per la negligenza altrui.